Sai quali sono i farmaci a carico del cittadino più venduti in farmacia? Gli ansiolitici. E non è un caso che uno dei problemi più visti agli psicologi siano i disturbi d'ansia insieme ai problemi relazionali. E questo ci deve far pensare una cosa: devi essere in grado di aiutare le tue persone, i tuoi clienti, i tuoi pazienti ad affrontare l'ansia, a gestirla, perché probabilmente è una delle cose che ti chiederanno più spesso. E c'è di più, peraltro, gli ansiolitici sono una categoria di psicofarmaci con pochi o lievi effetti collaterali, quindi è molto facile che le persone li prendano. Ma che vuol dire questo? Vuol dire che se tu vuoi aiutare una persona con problemi d'ansia, devi farlo anche in tempi brevi, perché altrimenti verrai preferito al farmaco. E non è una bella cosa, no? Questo poi è ancora più vero nel momento in cui parliamo degli attacchi di panico, perché nessuno vuole stare con l'ansia anticipatoria, il prossimo attacco di panico, la prossima paura di morire, di impazzire o di perdere il controllo. Ma in che modo si può aiutare una persona con attacchi di panico in tempi brevi? Ecco, al Mental Research Institute di Palo Alto, ne avrai sicuramente sentito parlare se hai studiato anche solo un po' di terapia sistemica. Hanno messo a punto, decenni fa ormai, una tecnica specifica. Parte in realtà dagli studi di Milton Erickson sulla prescrizione del sintomo, le prescrizioni paradossali, che poi in realtà avevano le loro radici già nell'opera di Viktor Frankl, addirittura di Alfred Adler, che facevano interventi paradossali di questo genere. Però credo che la migliore sistematizzazione sia stata fatta appunto al Mental Research Institute e in Italia da Giorgio Nardone, che ha formalizzato la tecnica in questione facendola conoscere come peggiore fantasia. Però come funziona? In sostanza si chiede alla persona di trovare uno spazio in cui mettersi comoda e rilassata e cercare volontariamente di farsi venire l'attacco di panico, però si fa con una struttura specifica. Innanzitutto, come detto, deve stare comoda e rilassata. Questo è l'effetto che Joseph Wolpe, il comportamentista, aveva chiamato inibizione reciproca. Tu non ci vuoi stare qua, vero? Non ci vuoi stare qua. No, 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 andiamo, ciao, Wolpe, ciao. In pratica diventa difficile produrre uno stato d'ansia se sei in una posizione, in uno stato contemporaneamente di rilassamento. Ma c'è di più. La persona ci deve stare almeno 20-30 minuti e deve fare tutto quello che le viene da fare. Piange, strilla, batte i piedi per terra, qualunque cosa. L'importante è che in quei 20-30 minuti sta là e cerca di provocarsi l'ansia, anche se questa non dovesse venire. E ancora, questa formula va eseguita per almeno un paio di settimane per innescare un processo di apprendimento e una prima esperienza correttiva. Cioè, se provo a cercare di provocarmi l'ansia, l'ansia non viene. Però poi devi continuare, infatti nelle settimane successive devi chiedere alla persona di spalmare questa tecnica lungo tutta la giornata, perché così mentre si vive le esperienze durante la giornata può utilizzarla per continuare ad apprendere a incrementare l'ansia per ridurla. Quindi, non so, per esempio, le puoi chiedere che ogni 2-3 ore controlla l'orologio e per 5 minuti, dovunque sta, chiunque ci sia, cerca di provocarsi l'ansia. Tanto ha già imparato che più ci prova, più l'ansia decresce. E poi c'è l'ultimo passo, cioè utilizza la tecnica al bisogno. Se nelle settimane successive dovesse ancora presentarsi un po' di ansia, quello che può fare è, ovunque sia, chiunque ci sia, al bisogno, per 5 minuti di nuovo si provoca l'ansia, non ogni 2-3 ore, ma solo nel momento del bisogno. Peraltro questo lo può fare in due modi particolari. Se l'ansia la coglie all'improvviso, allora in quel momento, seduta stante, per 5 minuti dovrà cercare di provocarsela ancora di più, sempre per l'effetto dell'incrementare per ridurre, che peraltro è una delle nuove logiche che ho individuato e che ti spiegherò in uno dei prossimi video. Se invece deve andare a fare qualcosa che sa che probabilmente le creerà l'ansia, allora per i 10-15 minuti prima di arrivare a farla dovrà evocare preventivamente l'ansia, evocare il fantasma per toccarlo e farlo sparire preventivamente. Tanto sa che così nel momento in cui sarà lì l'ansia sarà placata. Però c'è una cosa che devi tenere a mente. Se hai visto l'intervista che ho fatto a Giorgio Nardone, lui stesso dice che questo tipo di tecniche vanno spesso somministrate, spiegate, date al paziente con un linguaggio suggestivo. Perché? Uno dei motivi, diceva il suo maestro Paul Watzlawick, è che questi compiti sono un po' strani, un
po' bizzarri e magari a volte possono suscitare qualche resistenza nella persona. Il linguaggio di tipo suggestivo permette di calarsi più facilmente nel compito e aumentare la possibilità che lo eseguano. Però su questo c'è una buona notizia. Infatti, la prossima settimana parlerò proprio di questo argomento in un video doc che si chiama La comunicazione non verbale suggestiva in terapia breve. E la settimana successiva ancora parlerò ancora più approfonditamente del linguaggio suggestivo in terapia breve. Detto ciò, personalmente continuo a utilizzare questo tipo di tecniche, ma meno di un tempo, perché preferisco oggi una terapia breve più orientata alla soluzione, più semplice. Però c'è un però, il però è che non esiste la tecnica giusta e quindi non esiste la terapia giusta. A volte questo è l'approccio migliore, il modo migliore che puoi trovare di lavorare con una persona per ridurre la sua ansia. Questo è normale perché per risolvere i problemi, per arrivare alla stessa meta, puoi prendere delle strade diverse. Quindi a volte ci sono persone che proprio ti chiedono la tecnica, fix me, riparami, dammi la strategia e funzionano molto meglio con questo. Mentre altre volte ci sono persone che devono sentirsi più libere e sentire di avere più il self control di quello che stanno facendo per risolvere il proprio problema. Questo è anche il motivo per cui nella nostra scuola di specializzazione in psicoterapie brevi sistemico-strategiche spieghiamo, insegniamo diversi modelli di terapia breve da seguire. E in più c'è anche da tenere conto che Polly sta facendo un casino. C'è anche da tenere conto il fatto che una tecnica può andare bene per una persona, ma non per un'altra. In più, tieni sempre a mente che questa è una tecnica, quindi la devi saper padroneggiare. Quindi mi raccomando, studiala attentamente, riformati sull'argomento. Però, detto questa cosa, la Pollyanna è un'ottima tecnica. Funziona, è buona e se usata nel modo giusto, permette alle persone di trasformare gli attacchi di panico in una brutta fantasia.